Il primo impatto di Humphrey Bogart con Hollywood all'inizio degli anni 30 non è entusiasmante. Sotto contratto alla Fox, poi alla Columbia e alla Warner, colleziona decine di ruoli secondari in film mediocri e, deluso, decide di provare con il teatro a Broadway. Qui, nel 1935, ottiene finalmente una parte di rilievo, quella del fuorilegge Duke Mantee ne La foresta pietrificata. L'anno successivo, a 37 anni, Bogart porta Mantee sullo schermo, accanto a Leslie Howard e Bette Davis, facendosi finalmente scoprire e apprezzare dalla critica e dal pubblico.